Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. L'Iran prenderà provvedimenti da venerdì che allontaneranno Teheran dall'accordo sul nucleare del 2015 nel caso in cui la diplomazia non produrrà risultati positivi. È il duro monito del portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei. La Repubblica Islamica potrebbe aumentare, secondo alcune indiscrezioni, l'arricchimento del suo uranio fino al 20% dopo aver già superato il limite del 3,67% previsto dall'intesa già abbandonata dagli Stati Uniti, nonostante le forti critiche di Russia, Cina e Unione Europea. Tokyo è per la terza volta la città più sicura al mondo, su un totale di 60 prese in esame per la prevenzione dei disastri naturali, i bassi tassi di criminalità e gli scarsi attacchi informatici. Lo ha rivelato nelle ultime ore l'indagine biennale dell'Economist. Il settimanale britannico ha comunicato che il secondo posto della classifica è occupato da Singapore, il terzo dalla città giapponese di Osaka e il quarto da Amsterdam. Milano e Roma hanno raggiunto rispettivamente la 29ª e 30ª posizione. Caracas e Lagos le ultime. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Inter e Toro hanno vinto rispettivamente nell'ultimo fine settimana contro il Cagliari e l'Atalanta, sconfitta la Fiorentina, ma vediamo insieme gli altri risultati delle partite giocate. Atalanta-Torino 2-3, Cagliari-Inter 1-2, Genoa-Fiorentina 2-1, Lecce-Verona 0-1, Sassuolo-Sampdoria 4-1. Udinese Parma 1-3, Lazio Roma 1-1, Juventus Napoli 4-3, Milan Brescia 1-0, Bologna Spal 1-0. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.